Bentornati su meteogiuliacci.it. Domenica 29 settembre sarà la giornata in cui avvertiremo un vero peggioramento del tempo di puro stampo autunnale a causa della perturbazione numero 7 del mese di settembre, che porterà rovesci temporali in tutto il centro-nord della Sardegna per poi scivolare lunedì verso sud, interessando tutta l'Italia, che essendo seguita da aria più fresca provocherà anche un calo delle temperature, riportandole in linea con le medie di inizio autunno. L'immagine del satellite virtuale ci mostra la nuvolosità della perturbazione che sta ricoprendo praticamente tutta l'Italia ad eccezione delle estreme regioni meridionali. Dalla previsione infatti vediamo che il sole continuerà a farsi vedere solo sui settori ionici, mentre le nuvole aumenteranno in tutto il resto del paese, con rovesci e temporali che entro fine giornata si estenderanno a tutto il centro-nord e la Sardegna. In serata qualche goccia di pioggia raggiungerà anche la Campania e l'Alta Puglia. Le temperature subiranno un sensibile calo al nord, dove le massime perderanno anche 5-7 gradi, attestandosi su valori autunnali che difficilmente supereranno i 21 gradi. Temperature in lieve calo anche al centro, ma ancora miti, con massime comprese tra 23 e 26 gradi, mentre resistono valori tipicamente estivi al sud, con massime comprese tra 25 e 29 gradi. E con questo concluso, ma per maggiori dettagli vi invito a consultare il nostro sito meteogiuliacci.it.